Nicholas Witchell, editore della BBC Royal, avverte la Gran Bretagna di prepararsi al peggio tra le crescenti preoccupazioni per la salute della regina. La monarca 96enne attualmente si trova al castello di Balmoral, la sua tradizionale casa di villeggiatura scozzese. All'inizio di questa settimana, la regina ha incontrato il nuovo primo ministro Liz Truss in Scozia, una pausa dalla consueta misura di accogliere i nuovi leader a Buckingham, tra le preoccupazioni per la sua salute. Giovedì mattina, Buckingham Palace ha rilasciato una dichiarazione in cui si legge: a seguito di un'ulteriore valutazione questa mattina, i medici della regina sono preoccupati per la salute di Sua Maestà e le hanno raccomandato di rimanere sotto controllo medico. La dichiarazione aggiungeva inoltre che la regina rimane a suo agio e a Balmoral. Parlando alla BBC, dopo la notizia, la signora Witchell, che indossa una cravatta nera, dice alla Gran Bretagna che speriamo per il meglio, ma penso che ora dobbiamo prepararci al peggio. Parlando alla BBC, il signor Witchell ha dichiarato: è abbastanza evidente che il fatto che il principe William stia interrompendo il suo programma e stia volando per stare con sua nonna. Anche altri membri della famiglia stanno viaggiando lì, capiamo. Ha aggiunto: non sappiamo dei Sussex, se potrebbero andare lassù. Interrompendo il signor Witchell, il presentatore Au Edwards ha aggiunto che c'era un suggerimento che anche il duca e la duchessa si stessero dirigendo a Balmoral. Signor Witchell ha affermato che l'arrivo del duca e della duchessa aggiunge solo alla cupezza, alla solennità di questo momento. Nonostante la preoccupazione, ha proseguito: non dovremmo escludere che, secondo la dichiarazione, lei rimanga a suo agio al Balmoral. Sperano che sarà in grado di mobilitarsi su questo e riprendersi, ma, beh, penso che i fatti parlino da soli. Come ha detto Nicola Sturgeon, c'è una profonda preoccupazione. Speriamo per il meglio, ma penso che ora siamo nella fase in cui dobbiamo prepararci al peggio.